Sono Stefania Ballotta, sono una piacentina all'estero da ormai 29 anni, sono direttrice commerciale del Barcelona Maya Grand Resort, una struttura nella Riviera Maya a 100 km da Cancun con 3610 camere. Come ci sono arrivata? Sono arrivata per caso, perché dopo una vacanza a Repubblica Dominicana con le mie amiche mi hanno offerto di fare uno stage per 6 mesi e 6 mesi sono diventati 29 anni. Sono rimasta a Santo Domingo a Punta Cana fino al 22 luglio del 99 e il 22 luglio del 99 mi sono trasferita in Messico, ho iniziato con questo progetto meraviglioso che era iniziato con 1000 camere e poi è arrivato a 3610, quindi passando per la direttrice commerciale di tutto il Messico e di varie cose e poi tornando a questa struttura solo con questa perché non ce la facevo più, essendo anche madre, divorziata, una ragazza di 17 anni e bisogna pensare anche un po' a se stessi, no? Ogni tanto. Ti occupi di marketing, di turismo, lavoro in questo settore e ho visto a volte parli di Piacenza da questo punto di vista, no? C'è stato un tuo ultimo intervento che riguardava la mostra del Clint. Sì. Allora, mi interessa la tua opinione. Allora, io amo Piacenza, adoro Piacenza, me la godo quando vengo. Allora, io sono molto la mostra del Clint fino a qualcosa molto bello dopo che abbiamo fatto la salita del Guercino. Però sono cose sporadiche, potremmo fare molto di più a Piacenza e non si fa. Cioè potremmo fare 1000 cose in più perché le abbiamo, un bel tour dei portoni di Piacenza per fare un esempio e basta. Ci sono tantissime cose che possiamo fare e non facciamo. Allora la mostra di Clean secondo me è una bella idea, però mancava, come ho scritto la lettera del direttore, mancava tutto il contesto. Mancavano i ristoranti, mancavano altre cose da fare, mancava il gadget con scritto Piacenza, mancavano queste cose. Cioè era una cosa unica in una realtà molto più grande che Piacenza. Quella lettera che hai scritto Libertà ha avuto un seguito, ha avuto commenti, è caduta lì. Caduta lì. Io speravo qualcosa in più sinceramente, ma più che altro anche perché come piacentina comunque ho tanti amici qua, perché alla fine ci ho vissuto fino a 26 anni a Piacenza, non è che sono stata via da bambina. E tutti comunque alla fine dicevano lo stesso, ci continua a mancare un contesto, nel senso che comunque cosa ci mancava per scrivere? Allora signora, tu sei straniero, perché c'erano tanti stranieri quel giorno che c'è nato, io sono andata proprio all'apertura, quando è iniziata aperta la mostra. Allora c'è da mangiare, vuoi mangiare piacentino? C'è questo. Cammini qua, cammini là, cammini qua. Vuoi mangiare i panini? Panini. Un piatto di salume, un piatto di salume. Mettere 2 o 3 food truck intorno. Cioè, non lo so, perché chiaramente... Io spero veramente che questa sindaco nuovo di Piacenza faccia qualcosa per la città, perché ne abbiamo bisogno. Cioè manca un lavoro di squadra sinergico che metta insieme allora, po' le secondo varie... me proprio manca un lavoro di squadra, come dice lei, manca una realtà, cioè credere in Piacenza. Credere in Piacenza, credere in una struttura che ha tantissime cose da far vedere, ha tantissime cose da dimostrare. Fare un team, no? Un gruppo di squadre che possono essere il ristorante, il bar. So che alla fine possiamo essere la concorrenza uno dell'altro, però alla fine se non fai lavoro di squadra non funziona. Quindi questo nuovo sindaco che ha fatto tanta campagna su Piacenza, io spero veramente che lei e il suo assessore facciano qualcosa fatto bene. Sarebbe disponibile a mettersi in gioco qualora, chissà, le chiedessero una consulenza? Io non ho problemi a mettermi in gioco, anche se nonostante la mia realtà è molto diversa, certo, da questa, no? Certo. Nel senso che io credo che un albergo a Piacenza si gestisca in una maniera completamente diversa dal nostro, anche se un po' tutti adesso siamo nella stessa situazione, che una è la mancanza di forze, di persone, di lavoro. Perché anche noi non abbiamo, è come qua un po', manca la gente che vuole lavorare. Però chiaramente potrei dare un consiglio di piacentina all'estero, cosa vedo io a Piacenza, perché lo vedo con un altro occhio, non lo vedo con l'occhio del piacentino che passa davanti a questa panchina ogni giorno. Io ci passo 3 volte all'anno, però lo guardo con un altro amore, no? C'è una mia ex compagna di scuola, Patrizia Rossi, che lei vive in Brasile, no? Adesso lei ha aperto un ristorante in Brasile, lei di Rio Vergara, e ogni volta quando parliamo di Piacenza veramente sembriamo due deficienti, no? Mai visto quella porta che c'è in Via Nova? Perché noi vediamo le cose in un altro modo, no? Forse più col cuore, più è diverso. Per questo comunque possiamo, se voglio sentire la mia opinione, sono più che disponibile.